Nel paese de Revo c'è tante famiglie che le già il compagno. Per esempio, la prima guerra mondiale, Menon, che era cittadina americana, le navi visitare la sua femma arrivò. Intanto che lei arrivò, genera una lettera. La lettera era intestata a Tommaso Felin. Tommaso Felin lo chiamava a andare a servire con gli alpini. Essendo che non era cittadino dall'Italia, era cittadino degli Stati Uniti, non voleva risponderlo. Ma sua sorella, che era la maestra del paese, l'ha già detto, vai a rispondere. Oh my God. E lei tira sotto la guerra e lei è morta sotto la guerra. E lei era cittadino americano. Now, questo è un esempio che entro il paese di Revo e tanti altri paesi della Val d'Enon, c'è due, tre, quattro, cinque famiglie col nome Flaim, col nome Martini, col nome Felin. E noi sa a chi è già da rivolgersi. Allora, i già metto i soprannomi. I soprannomi le... Noi siamo Limossi e... La Limossi e rasa, Moidel. la rasa. La rassa, yeah. La rassa dei Moidel e Limossi. Limossi perché mio bisnonno, quando ploveva, non voleva andare a lavorare, andava fuori a coire i limossi. Mia bisnonna, la sposa mia bisnonna, nasceva da generanti tanti in quel paese che si chiamava Flaim, allora lo chiamava Flaim con la femma che era già del nome Moidel. Moidel è Mary in German. Moidel is German for Mary. Allora lo chiamava il Zoan Moidel. So, in quel paese c'è forse 10, 12 famiglie che già sono. Noi Invece conosciamo. Martini c'è sette rasse. Martini. Martini. Svolati. No, non Spalardi, No, l'altro. Svolati e Iori. Zildo. Zildo, That's where I dove è come Zildo? from. I don't know what the others are. Boy, I haven't spoken this much in Tyrolean in years.